Ciao a tutti ragazzi e bentornati su Crypto Games Italia. Oggi volevo parlarvi di un titolo che si ispira al famosissimo gioco per smartphone Clash Royale. Parliamo sempre di un titolo play to earn, ovviamente. Si chiama Champion Strike Crypto Arena. Io ci sto giocando da qualche giorno e devo dire che è fatto abbastanza bene. E poi è uno di quei giochi perfetti per farsi una partita così. Al volo, quando magari insomma, quando hai quei 5 minuti liberi, magari devi aspettare qualcosa. Perfetto proprio per sessioni brevi, però nulla vieta anche di fare delle sessioni più lunghe. Come vedete nella schermata principale, questo titolo ha più sezioni. Abbiamo lo Speed Up, che è una sezione proprio aggiunta oggi, per cui adesso andiamo a vederla insieme. Poi abbiamo il Battle Star, che ci consente di giocare e scommettere le stelle. Adesso più in là vi vado a spiegare nel dettaglio, diciamo, questo cosa comporta. E poi abbiamo la World Battle, abbiamo anche i Big Match con la possibilità di scommettere tra virgolette dei gold sulle partite che fanno altri player, e se diciamo il nostro pronostico è corretto, vinciamo dei gold. Allora, come vedete il gioco è il classico, proprio il classicissimo gioco da cellulare, quindi forzieri da aprire, gemme. L'unica differenza rispetto alle controparti off-chain, diciamo, è l'utilizzo di queste stelline che vedete qua. Perché queste stelline possono essere convertite in cripto. La cripto in questione si chiama Strico, 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 penso Strico. E sostanzialmente ogni 1572 stelline possiamo convertirle in uno straico. L'ultima volta che ho guardato la coin valeva circa 20 centesimi. Le stelline possono essere impiegate però anche per potenziare gli eroi. Allora andiamo un attimino a vedere come funzionano le varie carte, i vari eroi che noi andiamo a utilizzare per comporre il nostro deck. Allora, i campioni sono quelli che effettivamente noi possiamo muovere. Una volta, diciamo, cominciata la partita, noi ci ritroviamo con il nostro campione giù, che possiamo effettivamente spostare nella mappa per posizionarci meglio in base alla tipologia di eroe che abbiamo. Adesso poi vi farò vedere proprio un esempio in game. E poi ci abbiamo le carte, che sono, diciamo, i nostri servitori, tra virgolette, che quelli lì, una volta schierati, in base al loro pattern di attacco procederanno per una strada, diciamo, non possono essere controllati, tra virgolette, una volta che li hai schierati. E poi qua ci sono le carte che ancora dobbiamo sbloccare. Allora, il titolo praticamente funziona che ci sono dei gradi, diciamo, c'è proprio una sorta di matchmaking che in base al tuo punteggio ti va a posizionare con avversari del tuo stesso grado. E niente, sostanzialmente tu quando aumenti di grado ti vengono date nuove carte. Cioè, nel senso, il primo grado parti che hai queste carte qui. Non le hai tutte, ovviamente le vai droppando. Beh, man mano che giochi le trovi nei forzieri. E le puoi potenziare. Poi, una volta che arrivi al grado 2, hai la possibilità di droppare queste. Una volta che arrivi al grado 3, queste. Poi c'è il grado 4, il grado 5, grado 6. 7. E poi abbiamo la Master League, che è l'ultimo grado, dove si trovano, diciamo, le carte più potenti. Allora, noi siamo arrivati al terzo grado. Ovviamente il gioco ti invoglia quantomeno ad utilizzare il Battle Pass, perché hai diritto, ovviamente, a più risorse, a più screen, magari anche a più preziosi. Vedete, diciamo, tu giocando normalmente comunque riscatti le ceste d'argento, però queste qui che sono bloccate col Battle Pass non le riscatti. Ci sono anche le emoticon da utilizzare in game, ci sono anche i rubini, che adesso vediamo a cosa servono. E niente, sostanzialmente per il momento ci sto giocando senza investire nulla, quindi diciamo per il puro piacere di giocare, perché comunque il gioco è veramente abbastanza carino. Vedete, qui c'è free, ovviamente tu hai la possibilità di guadagnare dei rubini, Posso però ti dire devi che sono ciucciare la arrivata pubblicità, che allora ti finalmente fanno qui vedere. con il finanziamento agevolato. Hai anche la Lucky Spin, che ti consente tipo di girare la ruota della fortuna e poi droppare stelline o gold. I gold servono per upgradare le carte, quindi se ad esempio io volessi upgradare questa carta qui, potrei upgradarla utilizzando 200 gold.
Poi cosa da notare anche è che se cliccate qui sul punto esclamativo vi dice sostanzialmente cosa fa la carta. C'è anche la possibilità di fare la pratica, per cui se vi fate un deck e volete capire un attimino le pedine potete andare in pratica e provarvi il vostro deck. Ovviamente il titolo è tutto in italiano, io lo sto giocando in inglese perché per comodità ho installato LD Player e lo gioco su PC perché mi è più comodo su PC. Allora andiamo subito a vedere una partita, andiamo subito a fare una partita. Allora, questo è il mio eroe, questo è l'eroe avversario. Come vedete io posso schierarlo, posso posizionarlo. Qui ci sono i cristalli che rappresenta il mana utile per schierare le mie truppe. Allora, cominciamo così. Quindi lui ha schierato questa pedina che è ottima per uccidere gruppi di nemici. Però per il singolo non è eccezionale. La peculiarità appunto di questa pedina è che esplode dopo l'utilizzo, come vedete, quindi se finisce vicino alla torre o vicino a un nemico comunque lo uccide esplodendo. Però non può attaccare le creature aeree. Allora adesso lui mi manda l'orco e questo qui è fortissimo contro le torri, comunque contro i nemici con tanta vita. E io gliel'ho counterato. Adesso mando il cavaliere. Ovviamente bisogna stare attenti alle scorse perché c'è una certa latenza, quindi diciamo il tuo personaggio si muove dopo un attimino e questo comporta che magari inaspettatamente prendi del danno che non vorresti prendere. Adesso diciamo che utilizzare attivamente l'eroe è fondamentale. Io sono arrivato a un punto che comunque è abbastanza difficilotto. Ovviamente più vai avanti, più giochi, più forzieri luti e più riesci a duppare il deck e a fare qualcosa di magari diciamo a trovare. Ovviamente potenziare le carte sicuramente ti dà un vantaggio, però anche le giuste sinergie sono fondamentali. Lui si è avvicinato un pelino troppo. Adesso lui mi ha tirato un meteorite e mi ha ucciso. Allora nel gioco tu puoi vincere o uccidendo tre volte l'eroe nemico oppure esplodendo, diciamo distruggendo le due torri. Quindi lui mi ha ucciso ma io gli ho distrutto una torre. Ok, adesso io aspetto il respawn. Allora, ovviamente ci sono creature che sono, ad esempio questo qui, il necromante, è ottimo contro gruppi di nemici perché fa danni a OE. Poi quando muore, diciamo, spunta un demone che continua a colpire per un po'. Il lanciere ha la caratteristica che ti carica, quindi riesce, porca miseria, mi devo spostare da lì, riesce ad essere abbastanza parecchio veloce. Lui ci sta crepando, mi sa che qui ci creperà. Credi una bella meteo. No, cavolo, l'ho lisciato. Però insomma, l'ha ucciso la mia creatura. Abbiamo vinta. Adesso io ho, vedete, chest slot are full. Questo significa che lui mi ha fatto anche un sorriso. Ci sono anche le emoticon da fare in game, si può anche digitare, ovviamente scrivere effettivamente alle persone con cui giochi, far del rosicare, cosa che fanno tantissimo quando ti battono. Praticamente tu hai questi 5 slot, ogni volta che vinci droppi un forziere, però il forziere va tra virgolette sbloccato, va prima, diciamo, tu puoi skippare guardando una pubblicità, quindi aumentare la velocità con il quale il forziere viene aperto, però non, i countdown non partono tutti insieme, decidi tu quale far partire, quindi ad esempio fra 20 minuti a me mi si apre questo. Questi qui hanno tutti dei countdown da 5 ore tranne questo da un'ora, che però dovrò attivare io, quindi il gioco ti richiede comunque di loggare, di fare unseal e far partire il countdown.
Come vedete, abbiamo di nuovo la pubblicità da poter guardare proprio per guadagnare i rubini. Cosa che vi consiglio di fare E finché, giocando diciamo, con chi ve li anche, se no, faccio decidere. finché vi viene fuori, perché comunque con i rubini, se ne raccogliete una certa quantità, avete la possibilità di acquistare delle casse particolari nello shop. Adesso vi faccio vedere. Poi abbiamo i daily deals. Praticamente tu per una carta devi avere molteplici copie di quella carta, e nei daily deals praticamente tu hai giornalmente delle carte che puoi acquistare con i gold, perché l'alternativa sarebbe dropparle nelle ceste. Quindi se tu trovi la carta che ti interessa, la puoi acquistare con i gold. Ovviamente devi avere i gold. C'è la possibilità ovviamente di generare un clan. Io ho generato un clan perché, diciamo, generando un clan tu hai la possibilità di fare la request di una card, di chiedere una carta magari che non usano i tuoi compagni di clan, per andare a potenziare le tue. Cioè, ad esempio, io magari uso il negromante, magari c'è un amico che il negromante non lo usa e me lo cede, io gli cederò un'altra carta. Nello shop, come vi dicevo, abbiamo delle offerte che è possibile acquistare con i rubini, e sono delle carte che sono delle ceste che generalmente hanno delle ricompense abbastanza valide, quindi conviene non sperperarle le gemme, conservarle per andare ad aprire queste ceste qui e sperare di droppare qualcosa di valido. Diciamo che il gioco, se avete giocato a Clash Royale, diciamo avete già un'idea abbastanza chiara di quello che è il gioco, però diciamo la sua strategia, comunque per coloro che non hanno giocato, il titolo è abbastanza strategico, la sua profondità, perché ogni truppa ne canterà un'altra, quindi pu puoi adoperare effettivamente diverse strategie, puoi aspettare che il tuo nemico vada a schierare in campo delle truppe per poi counterarle, oppure puoi utilizzare delle strategie di attacco magari per cercare di sfondare piuttosto che aspettare di counterare, anche se io effettivamente ho notato che counterare è quasi sempre la migliore soluzione, perché lui usa mana, tu usi mana per evocare la carta, però una volta che tu counteri le tue pedine rimangono in piedi mentre le sue sono giù, per cui se tu poi evochi altro lui si ritrova due truppe schierate a parità di mana. Ovviamente vince generalmente chi ha più truppe, però non è sempre così. Poi anche gli eroi hanno caratteristiche diverse. Questo è una specie di cavaliere che fa danno a 9. Questo è uno di quelli che ha più range, ma ha un rateo di fuoco scarso. Questa qui è una cavalcatura volante, per cui può crossare, tra virgolette, la mappa senza dover andare nelle vie, ma direttamente anche dal mezzo dove c'è il vuoto, diciamo. Questo facendo danno si ricarica la vita, mentre questa è una specie di ingegnere che caccia fuori dei piccoli aeroplanini che vanno direttamente verso le basi nemiche. Allora, come vi dicevo, come vi accennavo prima, c'è questa modalità Battle Star che vi consente di scommettere le stelline, che sostanzialmente sono l'equivalente delle cripto. Per cui voi avete una quota d'ingresso per poter partecipare a questa Star Battle. Ne pagate 300, se vincete ne vincete 570, se perdete le perdete. Quindi c'è la possibilità effettivamente, qualora diciamo abbiate un deck decente e siete abbastanza preparati, di scommettere le vostre cripto guadagnate per andare a incrementare i vostri guadagni, o per, tra virgolette, perderle tutte. Questo ovviamente risk reward sicuramente è valida, però lì penso che c'è gente che è abbastanza preparata. Io non ci sono mai andato perché mediamente, diciamo che ho un win rate di circa il 50%, per cui non vorrei 55, forse, non vorrei perderle così, diciamo, inutilmente. Mentre questa modalità speed up, che effettivamente è nuova, non so cosa sia,
Andiamo a provare subito per vedere cosa è. Perché ci sono modalità che vengono aggiunte, diciamo, e poi vengono tolte, cioè dei minigiochi speed up. Probabilmente va tutto più veloce, semplicemente. Va tutto molto più veloce. Io diciamo preferisco sempre aspettare a vedere cosa schiera il nemico per cercare di counterarlo al meglio. Cioè, ho imparato che questa è una delle mie strategie, anche se a volte non sempre paga, però la maggior parte delle volte è abbastanza worth it. Vedete, diciamo, se muovete bene l'eroe riuscite anche a risparmiare mana, a pullare le pedine e farle distruggere dalle torri. Però dipende sempre quale pedina è, eh? Perché ci sono pedine che hanno un rateo di attacco talmente ampio che non è tanto conveniente farlo. Mi stai avvicinando troppo, amico mio, e infatti hai peccato. Vediamo. Io aspetto sempre di avere una buona quantità di mana, perché se schieri le pedine e poi sfortunatamente il tuo nemico schiera qualcosa che te le countera, sei fregato. Ecco. Praticamente mi è esploso addosso quella pedina lì. Non dovevo avvicinarmi così tanto, ho fatto una gran cavolata. Non proviamo con... Ah no. Porca miseria. La princess è proprio tosta. Ora prova a pushare, perché questo qua mi ha rotto proprio le palle. Penso che mi hai distrutto una pedina. Cavaliere, un bastardo infame. Conviene sempre combattere nella propria base, perché diciamo avete il vantaggio delle torrette. Non è affatto facile, questa mi sa che l'abbiamo persa, ragazzi. Eh sì. Cioè, alla fine del tempo vince chi ha totalizzato più punti tra uccisioni e torri. Vedete, io l'ho fatto soltanto una kill, lui ha fatto una kill e una torre, per cui ha vinto lui. Ma diciamo che questa modalità, boh, ti premia con dei gold, massimo puoi fare 2000 gold. Bisognerebbe vedere un attimino in caso di vittoria, quanti gold si guadagnano, se effettivamente vale la pena farla. Qui c'è il ranking, vediamo che il primo al mondo è a 4255 medaglie. Ovviamente i primi 300 sono premiati a fine season con forzieri gold e stelline, che sono l'equivalente delle cripto, cioè 30. Questo qui il primo prende la mega chest, che sicuramente conterrà dentro tra le più rare carte, e ben 300.000 stelline. Quindi potete farvi un'idea, considerato che 1500 stelline valgono 20 centesimi, potete farvi un'idea di quello che si guadagna. Ovviamente arrivare prima è utopia, però in top 300 sicuramente c'è possibilità di arrivarci, qualora uno voglia diciamo cimentarsi nell'impresa. Poi ci sono anche le missioni, ovviamente, che ogni tot tempo ti vanno a premiare con delle casse, con dei gold, classico diciamo dei vari giochini per cellulare che diciamo ti invogliano a loggare più volte al giorno. E niente, ragazzi, direi che questo è tutto.
Il titolo vale la pena veramente di essere giocato prima di ogni altra cosa. La possibilità di guadagnare anche qualche spiccio sicuramente è un incentivo in più per te, per farti qualche partita ogni tanto. Per cui se vi piace scaricatelo, lo trovate direttamente su Play Store o su App Store. E niente ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Mi raccomando, lasciateci un bel like e iscrivetevi al canale. Se invece non vi è piaciuto, lasciateci comunque un like e iscrivetevi al canale. Ciao a tutti e ci vediamo presto con il prossimo video.